E salve a tutti ragazzi! Ma non è il nostro canale. No, non è il nostro canale, siamo nel canale dei Portal Games! Grandissime! Oggi parleremo di Dragon Ball Fighters Z o Dragon Ball Z Fighters. Siamo là. Saranno 20 curiosità che troverete 10 su questo canale e 10 sul nostro, sul canale dei Green Cozy. Quindi, non si è mai esitato a farlo, diamo la sigla! Sigla! L'HUB di gioco della versione online vederà degli avatar in formato chibi, kibin. Non fa niente. Vabbè, lo stesso. Vieni, tocca a te. Sempre rimanendo sul tema dell'online, in questo gioco c'è la possibilità di arrivare a giocare fino a 6 giocatori in campo. Abbiamo già detto che questo gioco si differenzia dagli altri fighting game di Dragon Ball perché ha dalla sua il combattimento 3 contro 3. Il che significa avere 3 personaggi in campo, ma non appunto 6, ma in online, in questa modalità invece sarete dopo in 6 a combattere con il giocatore chiamato a usare un solo personaggio. A quanto pare Junior Piccolo è uno dei personaggi più difficili da usare perché ha gli arti allungabili e, come potete ben capire, con tutti gli due stick bisogna fare delle combo incredibili e allucinanti, quindi vi consiglio di usarlo se siete veramente dei pro, ma per iniziare usate altri personaggi. Non Krillin. CD8 assieme a Tenzing. CD8 infatti farà scendere in campo a comando anche suo fratello, l'androide CD17. CD17 può essere utilizzato sia come supporto offensivo che difensivo e bisogna essere molto veloci con lo stick per far sì che le combo tra i due siano perfette e precise. E invece Tenzing, Riff. I giocatori potranno nuovamente ricaricare la propria aura e direi finalmente, anziché come avveniva nei vecchi Dragon Ball Xenoverse, ossia senza settare un'abilità. Parliamo di Krillin. È molto importante questo personaggio in questo videogioco. Egli ha la possibilità di utilizzare i Senzu, i fagioli magici di Balzar, così conosciuti per chi ha seguito la serie Dragon Ball Super 1, i quali miracolosamente ristorano i personaggi. Egli potrà lanciare fino a 3 Senzu, ma non in sequenza precisa. Serviranno per recuperare non solo la propria energia, ma anche quella dei compagni che si trovano in panchina in quel momento. Avere la possibilità di fare un recover sui personaggi che non stanno combattendo è sicuramente un modo per intensificare la strategia di gioco. Mi hanno proposto di fare questa curiosità in maniera neomelodica. Non me ne vogliano i nostri connazionali campani, quindi tenetevi forte. Su a Dragon Ball hanno deciso combattere 3 giocatori contro 3 giocatori per una particolarità. Ecco, uno contro uno tu puoi giocare. Però tu usano i giocatori alla volta perché non si possono giornare i giocatori contro una. Io direi che questa prova canonica è a livelli alti. All X Factor? Sì, All X Factor. Sì. La trama si dovrebbe basare su C16 e anche sul nuovo personaggio C21. Senza fare spoiler ovviamente. No, non ce ne sono spoiler, voglio, me lo prendo e me lo porto io. Ora come ora esistono solo 2 personaggi, di Goku e di Vegeta, che però saranno accessibili solo mediante bonus pre-order del videogioco stesso. I personaggi di Goku e Vegeta Super Saiyan God saranno selezionabili all'interno della schermata di selezione del personaggio. Proprio oggi abbiamo avuto la notizia, giusto, che sarà possibile giocare anche nei panni di Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Mamma! L'ultima curiosità, per chi non lo sapesse, questo videogioco è stato realizzato da autori indipendenti, giocatori come noi, che prendono il nome di Arc System. La Bandai Namco ha soltanto finanziato il progetto. Ringraziamo questi autori indipendenti per averci regalato qualcosa di diverso da Xenoverse. Saluto a caso, andato tu? Beh, io direi di riandare a salutare il pubblico, dai. Ah, The Villager, dove sei? Sono qui, sto arrivando. Alziamo qui. Di nuovo? Non si alza più. No, non si alza perché è bloccato. Beh, prendila tu con le mani che sei alto.
Ciao ragazzi, io direi che ragazzi, il video finisce qui. Se non avete ancora visto le altre 10 curiosità, andate sul loro canale The Green Cousin. The Green Cousin. E se ci vede ad un prossimo video. Ciao, ciao a tutti. La figa è buona. La figa depilata, ragazzi. Sempre depilata. Sempre.